Perché hai scritto il tuo nome, Bob? Perché oggi faremo una lezione divertente e tutta su di noi! Mi chiamo Bob e Bob è un nome. Io sono un treno e treno è un nome. Cos'è un nome? Mi chiederete. Ora vi spiego e voi capirete. Coi nomi, parole preziose. Si chiaman persone, i posti, le cose. Certi nomi ora impariam. Son sicuro che ci divertiam. New York è là coi suoi grattacieli. E l'Olanda coi suoi tulipani. Park Avenue è un parco bello e silenzioso. Questi son posti dal nome famoso. Ecco la trottola che gira qua e là. La bambolina regina sarà. La campana che fa bei suoni. Queste son cose di loro nomi. Jill e Jack che sono golosi. Polly e Mary faccini graziosi. Il piccolo Johnny che è fra i più buoni. Son tutte persone coi loro nomi. Coi nomi, parole preziose. Si chiaman persone, i posti, le cose. Certi nomi ora impariam. Son sicuro che ci divertiam. Ora dai, un gioco facciam. Dirò una parola, dovrai indovinar. Se ha un nome, ma non ti preoccupar. Basta quello, non devi sillabar. Ok, Bob, siamo pronti! Il dondolo. È un nome. Il canarino giallo. Un nome? Esatto. La guardia. Un nome. L'erba. Nome. Grande, profondo, il mare d'Arabia. Tutta colorata, l'ape operaia. Nomi, nomi, ovunque si sono. E nessun posto può farne a meno. Coi nomi, parole preziose. Si chiaman persone, i posti, le cose. Certi nomi ora impariam. Son sicuro che ci divertiam. Yay! Spero vi sia piaciuta la lezione di oggi. Abbiamo ancora tanto da imparare e ancora di più da divertirci. Allora alla prossima volta! Ciao ciao! Grazie, Bob! Questa festa è stata molto divertente! Concludiamo la giornata con una bella canzone, vi va? Che ne dite di una canzone sugli aggettivi? Sì! 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 Niente banale se ci guardi bene. Nomi e aggettivi lavorano insieme. Descrivi meglio il mondo con degli aggettivi. Conosci meglio il mondo grazie agli aggettivi. Oh, tu guarda qui cos'è che abbiamo. Un
palloncino che svolazza piano. Si può dir che è rosso e tondo e sta mezz'aria sopra il mondo. Quindi rosso e tondo descrivono il palloncino, sono aggettivi. Certamente! Guarda che bel dolce abbiamo qui, a finirlo non ci vuole niente. È buono, cioccoloso, delizioso, sì, ma mangiarne troppo non è conveniente. Buono, cioccoloso, delizioso. L'acqua è una cosa importante per noi tutti, animali e piante. È blu, luccicante, cristallina, nel lago, nel mare, nella piscina. Wow! Perché niente è banale se ci guardi bene. Nomi e aggettivi lavorano insieme. Descrivi meglio il mondo con degli aggettivi. Conosci meglio il mondo grazie agli aggettivi. Ma tu guarda il cane del vicino, poco fa faceva un sonnellino, ma ora è attivo ed energico, sembra proprio un tipo atletico. Si può dire anche marrone e peloso? Ma certo! Gli aggettivi sono divertenti, nella frase possono essere tanti. Buono, bravo, divertente, gentile, coraggioso, intelligente. Che ne dici tu di questo quadro? Sembra scuro oppure luminoso? O diresti che è colorato o semplicemente meraviglioso? Di quest'albero cosa direste? Che di foglie gialle ora si veste? Io direi che è grande e alto, anche più grande della casa accanto. Wow, Bob! Gli aggettivi sono divertentissimi! Perché niente è banale se ci guardi bene. Nomi e aggettivi lavorano insieme. Descrivi meglio il mondo con degli aggettivi. Conosci meglio il mondo grazie agli aggettivi. È stata meravigliosa questa festa, bimbi! Non avrei potuto spendere meglio il mio tempo! Wow, Bob! Gli aggettivi sono divertentissimi! E grazie a voi, bimbi, per averci seguiti! Mi raccomando, tornate con noi la prossima lezione, che sarà così piena di cose divertenti! Ciao, ciao! Bambini, oggi impareremo tanti modi di salutare! Di ciao, quando incontri qualcuno di ciao. Ma puoi dire anche se vuoi, salve, come stai? E come si risponde lo sai? Io bene, grazie. E come stai tu? Buongiorno, buongiorno, la mattina di buongiorno. Se ti capita di incontrare qualcuno che vuoi salutare, e come si risponde lo sai? Si risponde buongiorno! Buonasera, buonasera, quando è sera di buonasera. Se ti capita di incontrare qualcuno che vuoi salutare, e come si risponde lo sai? Si risponde buonasera! Buonanotte, buonanotte, se è buio di buonanotte. Questo è il modo di salutare quando è l'ora di dormire. E come si risponde lo sai? Si risponde buonanotte!
Addio, addio, quando parti dici addio, ma puoi dire arrivederci se sai che ritornerai. E come si risponde lo sai? Si risponde a presto! Grazie, grazie, si dice a chi fa qualcosa per te. Dir grazie va sempre bene, qualsiasi ora è. E come si risponde lo sai? Si risponde prego! Piacere, piacere, se un nuovo amico vuoi salutare, è così che devi dire se vuoi essere gentile. E come si risponde lo sai? Il piacere è tutto mio! Spero vi sia piaciuto imparare i saluti. A presto, bambini! Bambini, lo sapete che abbiamo 5 sensi coi quali sentiamo il mondo che ci circonda? I sensi che hai rendon vivo il mondo, sai. I sensi che hai rendon vivo il mondo, sai. Occhi, orecchi, naso, lingua e pelle. Con gli occhi noi vediamo. Vedo sì 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 coi miei occhi qui, i colori e le forme, ogni cosa tutto il dì e le stelle di notte. Vedo sì 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 coi miei occhi qui, i colori e le forme, ogni cosa tutto il dì e le stelle di notte. I sensi che hai rendon vivo il mondo, sai. I sensi che hai rendon vivo il mondo, sai. Occhi, orecchi, naso, lingua e pelle. Con le orecchie ascoltiamo. Io ascolto sì con le orecchie qui, tante belle canzoncine, tutti i suoni del mondo, il tintinnio delle tazzine. Io ascolto sì con le orecchie qui, tante belle canzoncine, tutti i suoni del mondo, il tintinnio delle tazzine. I sensi che hai rendon vivo il mondo, sai. I sensi che hai rendon vivo il mondo, sai. Occhi, orecchi, naso, lingua e pelle. Con il naso annusiamo. Io annuso, annuso col mio naso, naso i profumi dei cibi e dei fiori e gli odor, certi buoni, altri no. Io annuso, annuso col mio naso, naso i profumi dei cibi e dei fiori e gli odor, certi buoni, altri no. I sensi che hai rendon vivo il mondo, sai. I sensi che hai rendon vivo il mondo, sai. Occhi, orecchi, naso, lingua e pelle. Con la lingua noi gustiamo. Io gusto sì con la lingua qui, ciò che mamma mi prepara e il sapore dei suoi cibi per me è proprio una bontà. Io gusto sì con la lingua qui, ciò che mamma mi prepara e il sapore dei suoi cibi per me è proprio una bontà. I sensi che hai rendon vivo il mondo, sai. I sensi che hai rendon vivo il mondo, sai. Occhi, orecchi, naso, lingua e pelle. Con la pelle tocchiamo e sentiamo. Io sento sì con la pelle qui, tutto quello che io tocco, il calore di un abbraccio, sento tutto quel che faccio. Io sento sì con la pelle qui, tutto quello che io tocco, il calore di un abbraccio, sento tutto quel che faccio. I sensi che hai rendon vivo il mondo, sai. I sensi che hai rendon vivo il mondo, sai. Occhi, orecchi, naso, lingua e pelle. Bambini, benvenuti a Impara con Bob! Oggi parliamo di cibo!
tanti tipi di cibo. Quanti sono non lo so. Qualche cibo è più buono, uno è sano, un altro meno, ma è tutto cibo. Pollo, arrosto e tacchino fan contento il pancino. Pollo, arrosto e tacchino fan contento il pancino. Panini con formaggio e verdure, puoi mangiarli quanto ti pare. Cibo, tanti tipi di cibo. Quanti sono non lo so. Qualche cibo è più buono, uno è sano, un altro meno, ma è tutto cibo. La pizza e l'hot dog lo so ti piacciono, di hamburger e gelato forse ne vai matto. Cibi spazzatura son chiamati, ma sono prelibati. Però li puoi mangiare, basta non esagerare. Cibo, tanti tipi di cibo. Quanti sono non lo so. Qualche cibo è più buono, uno è sano, un altro meno, ma è tutto cibo. La bistecca e il bacon, spaghetti e pasta al sugo. Pesce e spiedini insieme tu li puoi mangiar, ma è un piatto un po' strano da ordinar. Finisci col dessert e un applauso allo chef. Cibo, tanti tipi di cibo. Quanti sono non lo so. Qualche cibo è più buono, uno è sano, un altro meno, ma è tutto cibo. Ehi bambini, giochiamo con i pastelli colorati! Scegli un colore bello, l'azzurro prendiamo dai. Ed ora col pastello un cielo dipingerai. È bello da non credere, e questo è solo uno, sai, dei colori che tu scegliere potrai. Rosso prendiamo dai, ed ora col pastello una rosa dipingerai. È bella da non credere, e questo è solo uno, sai, dei colori che tu scegliere potrai. Giallo prendiamo dai, ed ora col pastello una stella dipingerai. È bella da non credere, e questo è solo uno, sai, dei colori che tu scegliere potrai. Scegli un colore
colore bello, il verde prendiamo dai. Ed ora col pastello un prato dipingerai. È bello da non credere, e questo è solo uno, sai, dei colori che tu scegliere potrai. Scegli un colore bello, il rosa prendiamo dai. Ed ora col pastello lo zucchero filato fai. È bello da non credere, e questo è solo uno, sai, dei colori che tu scegliere potrai. Scegli un colore bello, il viola prendiamo dai. Ed ora col pastello un bel vestito fai. È bello da non credere, e questo è solo uno, sai, dei colori che tu scegliere potrai. Bambini, vi racconterò di Re Nicola. Re Nicola era un vecchio buon re, era proprio un vecchio buon re, con la sua pipa e la sua coppa di violinisti ben tre. Ad ognuno il suo violino, e che gran violino, oh sì, ed è certo che non ce ne son più di re con violinisti così. Nicola era un vecchio buon re, era proprio un vecchio buon re, con il suo scudo e la sua spada e di violinisti ben tre. Ad ognuno il suo violino, e che gran violino, oh sì, ed è certo che non ce ne son più di re con violinisti così. Re Nicola era un vecchio buon re, era proprio un vecchio buon re, con la pastella e la sua padella e di violinisti ben tre. Ad ognuno il suo violino, e che gran violino, oh sì, ed è certo che non ce ne son più di re con violinisti così. Re Nicola era un vecchio buon re, era proprio un vecchio buon re, col suo mantello e la sua corona di violinisti ben tre. Ad ognuno il suo violino, e che gran violino, oh sì, ed è certo che non ce ne son più di re con violinisti.